Allora, mister, Prego. bella squadra, bella partita, no? Contento? C'è sempre da vedere gli errori, perché comunque ne abbiamo fatti abbastanza. Anche se la cosa importante era passare il turno, ci siamo riusciti. Complimenti ai ragazzi e da martedì si pensa alla prossima partita. E se qui in conferenza stampa hai detto l'importante è fare un gol più degli avversari e vincere le partite, no? Al di là del bel gioco o meno, questa era, diciamo, la prospettiva. L'abbiamo fatti tre di ottima fattura, belli anche se in calcio di rigore, però comunque sì, il primo tempo veramente in cui si fanno i tifosi e gli addetti ai lavori. Quindi diciamo ci deve essere soddisfazione anche da parte tua per questo primo tempo che abbiamo visto. Ma guarda, vedendo la partita sicuramente siamo partiti forti, abbiamo fatto in modo di fare le cose tutti assieme, abbiamo creato tante palle gol, il ritmo era molto alto e abbiamo finalizzato al meglio. Il secondo tempo, secondo me, è l'unica differenza tra primo e secondo tempo che abbiamo finalizzato male. E questo non va bene, perché dobbiamo migliorare ancora di più sulla fase offensiva e dobbiamo stare attenti in quelle situazioni di gestione palla, dove tante volte anche la bravura dell'avversario ti può mettere in difficoltà. È stata fatta un'ottima partita, complimenti ragazzi, ma teniamo i piedi per terra perché da martedì si riparte. Mister Raffaele Vinci, i complimenti ne abbiamo fatti tantissimi perché specialmente nei primi 45 minuti di gioco c'è una casetta, ha sciorinato un calcio che non si vedeva da alcuni anni. Questo ovviamente ha dato merito soprattutto al suo lavoro, perché i ragazzi in campo hanno acquisito quello che lei ha provato a dargli in questo mese di preparazione. Questo 3-4-1-2, io dico che si è poggiato soprattutto su questi due ragazzi che per me hanno fatto una partita meravigliosa, Sena da una parte e Paglino dall'altra. Però ho visto che forse un po' Casoli, conoscendo il Casoli, un po' a centrocampo e al centro, forse era un po' più soffocato. No, io credo che le caratteristiche di quasi tutti i ragazzi erano al posto giusto. E poi, come ha detto lei, Casoli e Nunes, comunque Nunes è più un vertice basso e allo stesso tempo si è adattato. E Giacomo è più un centrocampista di inserimento, è uno che fa tutte e due le fasi. A me servivano due giocatori che potessero dare qualità e quantità alla squadra. Ma permettetemi di dire una cosa, che questa vittoria la voglio dedicare a chi è andato in tribuna. Sono andati tanti ragazzi in tribuna e questo è un enorme dispiacere per me. Ho promesso a loro di dargli la possibilità. Perché penso che la cosa più difficile non è tanto fare la formazione, ma è chi mandare in tribuna. Sono ragazzi giovani e dico a loro di partecipare ancora di più con noi, di non abbattersi e se posso la dedico a loro. Agostino, buonasera, Cronica di sono un Caserta. pochettino Sì. su assist. In effetti una delle peculiarità di questa casettana, la forza di questa casettana, è che gli under sono alla pari dei, tra virgolette, titolari, o quelli del giovane, quantomeno. È chiaro che lei non avrà difficoltà nel sostituirli con i giovani, perché i giovani sono di altissima qualità quest'anno. E un'altra cosa che volevo chiedere è Turchetta, lo vedo un po' fuori dai giochi. No, allora tornando al discorso di prima, credo che i giovani commettono tantissimi errori, l'hanno commessi anche oggi. Poi sono d'accordo con lei che hanno delle doti importanti, dovrebbero gestirle al meglio. È solo la prima partita, sicuramente l'entusiasmo ha fatto in modo di aiutarli, ma comunque devono correggere tante cose in tutte e due le fasi. C'è Paglino che spinge molto, ma deve correggere la fase difensiva. Allo stesso tempo, Sena deve correggere alcuni tempi di gioco. E sicuramente, Sena, secondo me, ha fatto anche una partita molto importante perché ha avuto dei problemi in settimana. E in merito a Gianluca, credo che abbia fatto in modo di lavorare in maniera
molto difficile nell'andare a trovare le linee perché non c'era spazio. Ed è il giocatore che comunque ci fa fare il salto di qualità. Tutte le volte che Gianluca riesce a prendere la palla da trequartista, manda in porta tutti gli altri. Io credo che si sia divertito, si sia sacrificato, forse sicuramente la sua qualità la deve mettere di più al servizio della squadra, ma quello che ha fatto oggi sono contento. Un'altra domanda, anche il nuovo arrivo, parliamo un attimino di questo, anzi che darà senz'altro un ulteriore salto di qualità alla squadra. Ma è una cosa che aspettiamo e poi dopo verifichiamo il tutto. Il mattino, la domanda, Nico Marotta, il mattino. Sì, buonasera. Raramente mi è capitato in una fase così iniziale della stagione di una squadra che rispondesse sul campo a quello che l'allenatore aveva detto di voler vedere nelle conferenze stampa precedenti. E questo è un complimento. Lei ha detto ci sono alcune cosette da rivedere. Quello che mi colpisce un po', come ha colpito anche il collega, forse il fatto che Turchetta ha avuto un po' di difficoltà a trovare la palla in zona centrale sulla tre quarti, e non ha detto che c'era poco spazio. Non è forse anche un'attitudine che però lui, che è capitato da giocare lato, deve migliorare perché è la prima volta che si trova. Sì, sì, no, ma sicuramente è un giocatore che ha una qualità molto alta. E come tutti i giocatori di alta qualità, se il pallone non arrivano subito, se lo vanno a prendere in zone dove c'è spazio. E noi dobbiamo lavorare per cercare di migliorare anche questo passaggio. Non c'era spazio tra i due centrocampisti, ma c'era più spazio verso i quinti. E ci saranno altre partite dove riusciamo ad avere più spazio centrale. Oggi la partita, secondo me, è stata molto molto sviluppata sugli esterni, su Sene e su Paglino. Là riuscivamo a trovare spazi, loro ci davano questi spazi qua e noi abbiamo fatto in modo di spingere molto con loro a destra e a sinistra. Infatti il gol di Paglino è arrivato dalla fascia esterna, il gol di Ferrari è arrivato dal cross di Sena e il calcio di rigore è arrivato perché, se non sbaglio, Guida, credo che era largo la Sena sinistra, quindi è un giocatore che può fare anche quel ruolo. Non dimentichiamo che abbiamo anche Mauro Bollino che sta con noi e quindi volevo dare spazio a tutti, ma esigenze fisiche mi hanno costretto a fare alcuni cambi. Mi sono voluto dire, a proposito di Rosa, della qualità di questa rosa, non dimentichiamo che questa Casertana ci ha impressionato nell'undici iniziale, avendo in panchina calciatori come Pallino, Bacca e Favetta. Quindi immagino che per lei, fra un po', il campionato è lungo, per carità, quindi magari può succedere tra squalifiche e infortuni, può succedere, però immagino la difficoltà che lei può avere nello scegliere settimana per settimana l'undici iniziale. No, non è una difficoltà, è un piacere. È un piacere e credo che, torniamo un po' al discorso che avevo detto prima, c'è più il dispiacere di lasciare le persone in tribuna, perché è quello. Se lei ha fatto il calciatore, sa lo stato d'animo quando uno va in tribuna e quando uno sta in panchina. Quindi credo che, rispondendo alla sua domanda, è un piacere averli e da parte mia farò in modo sempre di dargli il massimo rispetto e allo stesso tempo di dargli le possibilità di giocare. Questa è la questione che anche lei insieme alla squadra è andato sì, sotto i distinti per salutare i tifosi. Beh, è il minimo. È il minimo. È il minimo, assolutamente. È il minimo perché, come ogni anno mi capita, credo che sia quel qualcosa in più che ti spinge a fare quel salto di qualità, perché oltre alle motivazioni, avere la passione, le persone che ti trascinano nei momenti specialmente di difficoltà, è il minimo che tu possa andarli a ringraziare.